La crisi economica è mondiale, quindi in quanto crisi mondiale tocca anche il continente africano, però la tocca in un modo diverso, nel senso che la finanziarizzazione dell'economia africana non era così avanti da avere i connotati della crisi in America o in Europa. La crisi ha toccato l'Africa soprattutto nel 2007 per via della crisi alimentare. La speculazione borsistica sulle derrate alimentari hanno provocato uno sconquasso nel continente. Poi nel 2009 le ricadute della crisi finanziaria del 2008 hanno in qualche modo rallentato le prospettive di crescita del continente da un 7% a uno striminzito 3,9%. Ora l'economia africana è in ripresa con una media di 6-7%, con dei paesi come l'Angola che hanno delle performance economiche dell'11%, quindi è una crescita sostenuta che sta avendo dei livelli molto alti. Purtroppo è una crescita che non crea posti di lavoro, è una crescita che non diminuisce il rapporto tra ricchezza e povertà all'interno dei paesi, è una crescita soprattutto basata sull'esportazione delle materie prime di tipo agricolo, ma soprattutto minerarie e energetiche. Quindi se alla lunga le economie africane non si diversifichino, se non trovano altre forme di produzione della ricchezza, la crisi energetica e la crisi dei prodotti minerali rischia di compromettere questa crescita abbastanza invidiosa.